La storia del prigioniero russo che sfidò Himmler e i nazisti. Una delle foto più forti della Seconda Guerra Mondiale, simbolo di resilienza umana ad ogni male. Il 15 agosto del 1941, mentre Himmler, uno degli uomini più potenti e malvagi del partito nazista, era in visita al campo di concentramento vicino Minsk in Bielorussia, un soldato, prigioniero russo, per nulla intimorito dallo spietato gerarca nazista, lo affrontò alzato a torso nudo, senza paura, dall'altro lato della recinzione, con un coraggioso sguardo di sfida. Non si sa la vera identità di quell'uomo coraggioso che osò sfidare il feroce gerarca nazista e se sia sopravvissuto alla guerra. Di recente è stata avanzata l'ipotesi che il prigioniero potesse essere un soldato inglese, Jim Grisley, famoso in patria per essere fuggito più di 200 volte dai campi di concentramento nazisti per incontrare clandestinamente la sua ragazza. Per altri ancora fece parte di un film di propaganda nazista. Resta il fatto che quella foto continua a simboleggiare nel mondo la resistenza umana contro ogni male.